La domanda più complessa che puoi porre ad una persona è perché? Perché fai quel che fai? Non è una domanda semplice perché ti costringe a esporti, a rivelare i tuoi pensieri, a rimuovere tutti i filtri. Dopotutto è una delle prime domande che facciamo da bambini, che mette spesso in difficoltà molti genitori. La risposta non è mai univoca. In realtà questa è una domanda un po' particolare perché quando ero piccolo non volevo farla, cioè era uno sport che non volevo fare. Ero molto appassionato di Dragon Ball, quindi penso sia da là che sia nata questa passione, diciamo, che mi iscrissi per una volta poi in una palestra appunto di karate e inizialmente non mi piaceva. Poi grazie a mio padre riuscii a continuare a fare questo sport perché mio padre era appassionato, diciamo, di questo e voleva che anche io, diciamo, proseguissi questo suo sogno. Tutto nasce quando all'età di tipo 5-6 anni scopro di avere il piede piatto, dramma per i miei genitori. E gli ortopedici subito dicono: no, deve fare uno sport, si deve muovere. Provo tutti gli sport. La prima lezione dopo torno a casa piangendo perché non mi piaceva. 8 anni fa ormai vado in palestra, nella vecchia palestra, guardo la lezione. Ok, dico a mia madre: sì, bello, proviamo. Faccio la prima lezione, la seconda. E praticamente è passato il primo anno e neanche me ne sono accorto. Da piccola ho fatto danza, solo che cioè, non mi piaceva proprio, infatti avevo pure gli incubi la notte e mia madre, vabbè, mi ha fatto fare diversi sport e niente, poi ho visto il karate, ho provato. Se chiedi a un bambino cosa vuole diventare da grande, quanti ti risponderanno il karateka e quanti invece il calciatore? Forse quando ero piccolo, già fino agli 8 anni, sì, il mio sport preferito era il calcio. Poi però ho iniziato a pensare che forse era meglio il karate rispetto al calcio, ma forse perché riuscivo anche a rispecchiarmi un po' di più, riuscivo magari a esprimere il meglio di me nel karate, in quello che facevo, riuscivo a sentirmi anche libero senza sentirmi giudicato da qualcuno e mi metteva anche energia in quello che facevo, mi sentivo veramente come se fossi una botte di ferro, letteralmente, una sensazione unica che in nessun altro sport ho mai provato. Sebbene il karate sia sempre stato considerato uno sport minore, specie in Italia, le statistiche attuali della World Karate Federation rivelano che ci sono circa 50 milioni di atleti che praticano il karate ogni giorno. Tra questi anche Luigi Busà, vincitore della prima medaglia d'oro olimpica nel karate kumite sotto i 75 kg, detentore di 11 medaglie in Premier League, di cui 7 ori, e 13 volte campione italiano nella categoria dei 75 kg. Che i ragazzi hanno avuto modo di incontrare prima delle loro gare. Ho ucciso per molto meno. Dopo un semi-attentato fallito alla vita del coach, fortunatamente per noi, Luca è pronto ad iniziare. Partire deve rilassarsi e rincontrarsi. Se invece tu c'hai già il muscolo rilassato, devi solo contrarre nella fase finale. Capito? Questo è più veloce. Ho scelto di intraprendere il percorso agonistico a giugno di quest'anno, dopo il campo estivo che ha fatto Peppe. Cose semplici, non cercare cose semplici. Iniziamo, diciamo che da quel campo mi si è riaccesa una passione immensa per il karate e ho deciso di buttarmi in questo nuovo mondo delle gare. Non volevano, dicevano come farai ad organizzarti con i compiti, la scuola, le assenze. Ora ci sto riuscendo. Vai, vai, forza! Oh! Buono! Bravo Luca! Vai, dai! Sta lavorando bene, occhio, che muove! Penso che ormai Peppe è diventato il mio preparatore fisico, il mio maestro di karate, il mio psicologo, il mio tutto. Vai! Penso che ora Peppe io lo vedo più come un amico, cioè un amico molto stretto. Ok, che muove là! Bravo! Fai cose facili! Buono! Oh, non si è fatto nulla, go. Concentrato! Non rimanere fermo, mettiti in guardia! Cambia, cambialo! Cambialo, via di là! Bravo! Bravo Luca! È molto più divertente rispetto a fare il karate, diciamo, amatoriale. È blu, vai, giusto? Va bene, così, ti ha cambiato, veloce.
Penso che da quando ho intrapreso il percorso agonistico, io personalmente sono cresciuto un botto. Sotto il punto di vista organizzativo, sotto il punto di vista proprio personale, forse anche merito di Peppe e gli altri ragazzi. Vabbè, qua è... cioè, è alto il livello, molto alto. Considero che Luca fa attività da giugno, quindi fa karate al livello agonistico, ha cominciato a giugno, per cui ha bisogno delle sue esperienze, questa che sarà la quarta, quinta gara. Tutte poi, io non ho mai portato a gare sotto, cioè sempre più difficili. Sì, lo consiglierei perché se ti piace ti diverti fin da subito. E il consiglio per iniziare, forse non ci sono forse consigli. Io la cosa che dico è, se ti piace qualcosa e se ci credi tu in primis, falla. Poi pian piano tutti gli altri ti verranno dietro, ti diranno ma come fai? E un po' che poi è stato un po' quello che ho fatto anch'io. Dai, forza, rischia un po', forza, stimola, non lo seguire, chiudere in un angolo, vai, tienilo lì, vai Luca, parti! Mi ricordo forse un giorno stavamo facendo delle attività e Vittorio mi dice che non provi a cambiare, diciamo, a fare agonismo anche tu, visto che sei molto preciso. Di là si accende la miccia nella mia testa. Proviamo, buttiamoci, vediamo come va. Ti dico che forse 2 mesi dopo c'è stato un giorno in cui ho detto a Peppe oggi, cioè mi voglio prendere 2 o 3 giorni di pausa per capire quello che sto facendo, se è la strada giusta per me o meno. In realtà poi quei 2 giorni è diventato 1, perché passato quel giorno ho capito che io ormai, senza allenarmi un'ora e mezza al giorno con tutti gli altri ragazzi, con Peppe, non riesco più a stare. Ti ha scordato di parare, allora lo posso dire, umanzegaggi. Penso che Peppe è stata la persona che mi ha aiutato di più a crescere. Da osservatore esterno, è la prima volta che ascolto dei ragazzi che parlano di crescita personale, maturità e indipendenza. La competizione sembra venire in secondo piano. Qui il discorso verte su come diventare adulti. Ero troppo piccolo, mi ricordo. 3 anni, 3 o 4 anni. Molti di questi giovani sono maturati con Karate Gravina. E per molti di loro il maestro Peppe non è solo un mentore, ma è un fratello, un confidente. Karate Gravina inizia la relazione con loro a 4 anni di età, contribuendo a formarli e a influenzare in modo indelebile il loro sviluppo. No, vabbè, provare altro, oddio, ho provato sia Corfit che Calisthenics. Però visto che c'è il karate, ti fa proprio per me. Quindi stai là, stai tranquillo, fai solo attenzione alle tecniche di gamba. Ansia, però un'ansia buona, te mi diverto. Sto anche bene nell'ambiente. Allora, nel 2021 credo, e un'estate andai da Peppe e dissi: Peppe, voglio fare agonismo. Peppe non ci credeva. E niente, ho iniziato. La prima settimana era proprio dura, infatti ho avuto anche dei momenti down. E poi da quel giorno che ho avuto il momento più down, ho detto: che faccio? Continuo o no? E visto che è uno sport che mi piace, appunto, ho continuato e ho fatto bene. Optare per praticare karate a livello agonistico richiede una grande consapevolezza. Infatti la quantità di lavoro e di impegni da gestire aumenta notevolmente. È necessario essere in grado di gestire i propri impegni pomeridiani, dato che gli allenamenti avvengono quotidianamente, esclusi il sabato e la domenica, giorni in cui spesso si partecipa a trasferte o seminari. Non è un impegno da prendere alla leggera e non è adatto a tutti. Però guardare anche gli altri gareggiare, quelli della mia squadra, sono stata molto felice. Infatti mi gaso ogni volta che vedo gli altri. Avevo 7 anni, ora ne ho quasi 17, quindi sono quasi 10 anni che faccio karate. Agonismo sono quasi 2 anni e ho già fatto prima qualche gara, prima di iniziare a tutti gli effetti questo corso di agonismo, però diciamo non lo praticavo così come lo pratico ora. Ora mi alleno 5 volte a settimana, magari ci sono anche quelle settimane dove mi alleno 6 volte.
diciamo, io ho avuto un periodo di stop perché dopo un anno sì, di agonismo non riuscivo più a sentirmi, diciamo, portato per questo sport dal punto di vista appunto competitivo, quindi decisi di smettere per 2 mesi, però notai che non era per me, dovevo per forza, cioè mi mancava quella sensazione di ansia prima di una gara, di quella sensazione di competitività, di adrenalina, tutte queste sensazioni qua mi mancavano. Diciamo, l'agonismo secondo me è la cosa più bella che qualsiasi atleta di qualsiasi sport possa fare, per il semplice fatto che non riesco a fare sia la parte tecnica che la parte poi di preparazione fisica. Ma sicuramente è un bellissimo rapporto, penso che ci sia un rapporto di stima reciproca, perché loro hanno fatto di tutto per me, io non, cioè, ne sono soltanto grato e voglio tantissimo bene i miei maestri, soprattutto appunto a Peppe che mi ha tra virgolette anche cresciuto. Ogni cosa che io facevo c'era Peppe sempre con me, lo considero come se fosse un fratello maggiore, un fratello che non ho mai avuto, che ogni azione, magari qualche situazione brutta, lui c'era sempre stato per me. Anche quando io ho lasciato agonismo, lui non mi è mai andato contro, ha sempre rispettato le mie scelte e le ha appoggiate, ma magari qualche scelta non l'ha condivisa, magari ha sempre cercato di farmi ragionare su alcuni punti di vista, però è sempre stato con me, lui così come maestro Franco, così come anche Luciano, che è il fratello appunto di Peppe. La squadra ha un bel rapporto, purtroppo ci sono qualche anno di differenza tra me e gli altri miei compagni, però ultimamente non ne sto risentendo di questa differenza di età, anzi mi sto trovando molto bene con lui, riesco a giocare tranquillamente, a scherzare, a considerare letteralmente come degli amici, non solo amici sul tatami, ma amici anche nella vita. Con Luca Simone ho un rapporto sicuramente diverso rispetto a tutti quanti gli altri, perché sono della mia età, sono i miei coetanei, quindi con loro esco anche la sera, loro sono i primi a sapere qualsiasi evento che succeda nella mia vita, loro sono i primi ad essere consapevoli, venire a conoscenza, perché io penso che in una squadra questa sia la cosa fondamentale, dirsi tutte le problematiche sia una cosa fondamentale, perché magari c'è quel giorno no e magari un tuo compagno di squadra cerca di aiutarti. Questa è la prima gara dell'anno dopo un periodo di stop a causa di un infortunio grave, per cui una gara che secondo me ha un importante significato. Non mi aspetto di arrivare sul podio, mi aspetto semplicemente di fare una bella gara, di dare il meglio di me, questa è una mia aspettativa, solo questo. Per me la cosa importante per un atleta è uscire dal suo campo di gara, dal tatami in questo caso, consapevole di aver fatto il massimo, quindi mi aspetto soltanto di dare il meglio di me, di godermi la gara a pieno e di potermi divertire. Perché la possibilità di viaggiare da piccolo. Cioè, io ti dico che fino all'anno scorso, senza i miei genitori, non ero mai uscito dalla Puglia, a parte le gite scolastiche, ma quelle sono robe in giornata. È la possibilità di conoscere nuove persone, socializzare molto di più. Questo viaggio mi ha svelato un forte senso di unione tra questi ragazzi. Hanno mostrato una maturità sorprendente. Saper gestire se stessi, motivarsi e confrontarsi reciprocamente. Tutti avanzano insieme, nessuno viene lasciato indietro. Dopo questi 2 intensi giorni, dopo aver avuto l'onore di conoscere così tante storie emozionanti, che spero di aver trasmesso adeguatamente, ho un solo rimpianto. Quello di non aver valutato l'opzione di praticare karate durante la mia gioventù, puntando invece su un qualcosa di più tradizionale. Probabilmente oggi sarei un ragazzo diverso. Auguro a tutti voi ragazzi il meglio, certo di poter ancora raccontare le vostre storie in futuro. Questa va sui titoli di coda. Non penso.